Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati a quest'ultimo incontro che facciamo nel ciclo dedicato ai Mover Card, i nostri soci che ci seguono sempre con molto interesse e che ringraziamo per la loro attività, per il loro appoggio. Fuori sta imperversando una burrasca terribile. Speriamo che funzioni tutto. È l'ultima puntata, è l'ultima occasione, l'ultimo appuntamento, poi riprenderà a settembre, lo diremo alla fine. Riguarda un aspetto delle attività, delle ricerche che vengono fatte al Museo Storia Naturale, dedicato alle tartarughe marine e al centro di recupero di soccorso per tartarughe marine che il Museo di Storia Naturale gestisce a Lido per conto del Comune di Venezia. E vi racconterò brevemente nel corso di questo incontro le attività che facciamo. Naturalmente, se ci sono delle domande, potete farle in chat e alla fine dell'incontro risponderò alle domande che eventualmente avrete da farci, e poi comunque in museo siamo sempre disponibili a ogni vostra curiosità relativa alle nostre attività. Allora, iniziamo questo breve incontro presentando innanzitutto il perché ci occupiamo di tartarughe marina, che può sembrare una cosa piuttosto singolare, strana. Tartarughe marina nell'immaginario collettivo, anche dei veneziani, sono degli animali esotici, animali che di solito poco hanno a che fare nella nostra visione con Venezia, con il Veneto, con l'Adriatico. In realtà così non è, perché da epoca storica, in realtà i più anziani oggi forse ne hanno ancora memoria, ma noi l'abbiamo trovato anche in video, oltre che in fotografia, eccetera, nella preparazione della mostra che c'è ancora, che riaprirà questo settembre al Centro Culturale Candiani di Mestre, dedicato alla pesca storica in Laguna di Venezia. In realtà, che le tartarughe marine in Adriatico, nel Golfo di Venezia, fossero una presenza normale, costante, i nostri pescatori lo sapevano benissimo. Tant'è vero che vedete in quel volume, annotazioni pescherecce, tratte da, appunto dai volumi dell'Angelo Marella, vengono ricordate come questi animali un tempo venissero pescate frequentemente con la coccia, cioè con la rete a strascico, per quanto trascinata nel tempo da delle navi a vela, quindi con una velocità e una potenza infinitamente inferiore a quelle di oggi, soprattutto vedete nei mesi estivi, questo lo riprenderemo questa cosa, qui dice quando si avvicinavano i nostri litorali per deporre le uova. Questa è una cosa di cui fino a oggi, anzi fino a ieri l'altro, vedremo, non avevamo nessunissima prova, anzi tutto ci diceva il contrario, ma forse le cose stanno cambiando, lo vedremo. Perché ho aggiornato questa presentazione a quello che è successo nella notte fra venerdì e sabato scorso, quindi stiamo parlando proprio di pochissimi giorni fa. E venivano pescate comunque e portate in pescheria, tant'è vero che a Rialto, e ci sono ancora i due ferri, nella colonna di sinistra, vicino a dove ci sono targa in marmo, in pietra d'Istria, con incise le misure minime del pesce per essere venduto, ci sono ancora due ganci a cui venivano attaccate le tartarughe per essere vendute. Vedete, fino agli anni 60 c'è una pescheria di Rialto, un banco specializzato addirittura nella vendita di carne di tartaruga, galana, la gana in veneziano. Questo era un prodotto in realtà poco richiesto dai veneziani perché c'era moltissimo altro pesce che si prediligeva, ma veniva usato spesso come spesso veniva fatto con molti altri animali. In realtà
come sistema per mangiare carne quando non si poteva mangiare carne, no? Quindi veniva considerato cibo di magro, paragonabile al pesce quando non si poteva mangiare carne. E quindi era un sistema per riuscire a faceva anche con alcuni volatili. Le tartarughe marine. Allora, qui vi faccio una brevissima parentesi su. Le tartarughe marine sono degli animali antichissimi, eppure se pensate alle centinaia o migliaia di specie che ci sono per moltissimi gruppi animali, non parliamo degli insetti che sono milioni di specie addirittura, ma anche molti gruppi di rettili hanno decine o centinaia a volte di specie. Bene, le tartarughe in tutto il mondo sono sette specie in tutto, cioè ci sono sette specie di tartarughe in tutto, tartarughe marine. Allora, il termine tartaruga si intende quella marina, quindi tartaruga, in realtà tartaruga marina sarebbe anche pleonastico, nel senso che è una ripetizione. Le testuggini sono quelle terrestri o dolciacquicole. So che spesso si usa nel vocabolario comune il contrario, ma in realtà così è. Quindi le tartarughe marine sono sette specie in tutto il mondo, nel Mediterraneo ce ne sono almeno tre. Diciamo stabilmente, per quanto con una frequenza molto diversa, ce ne sono tre. E sono queste tre che vedete qui: la caretta caretta, che è la tartaruga comune, che è anche la più diffusa in tutto il mondo, nelle acque tropicali, ma anche temperate, poi vedremo il Mediterraneo. Poi c'è la Chelonia midas, che è la tartaruga verde, che è una distribuzione più tipicamente tropicale, ma c'è anche in Mediterraneo. E proprio le ricerche del Museo di Storia Naturale, iniziate da ormai una quindicina d'anni, hanno permesso di chiarire come queste specie siano in realtà molto meno rare di quello che si riteneva. E la Dermochelys coriacea, che è la più grande tartaruga vivente, la tartaruga liuto, che può superare i 2 metri di lunghezza. E anche questo era un animale ritenuto molto raro in Mediterraneo, addirittura eccezionale in Adriatico, anche se l'esemplare tipo, cioè l'esemplare con cui è stata istituita la specie, è Adriatico ed è conservato al Museo Zoologico dell'Università di Padova, come spesso capita perché tra Padova, Venezia, eccetera, c'è stata una delle prime scuole di biologia marina nel mondo e quindi i musei come il nostro, come quello di Padova, Bologna, eccetera, hanno spesso una quantità enorme di tipi, cioè degli esemplari originali su cui sono state istituite le specie. Questo vale per la foca monaca, per esempio, vale per un sacco di altre specie. Ecco, quindi abbiamo 3 specie di tartarughe in Mediterraneo, che hanno però una frequenza molto diversa. La tartaruga più comune in assoluto, infatti si merita anche il nome di tartaruga comune, è la caretta caretta. La caretta caretta è una tartaruga che può arrivare a discrete dimensioni, perché può arrivare a 1 metro, quasi 1 metro, diciamo, di carapace, e quindi superare abbondantemente il quintale di peso. È la specie in assoluto più diffusa nel Mediterraneo, è come tutte le tartarughe marine, assolutamente adattata alla vita acquatica, e quindi una volta nate entrano in acqua e ne escono solo per deporre le uova le femmine. I maschi non escono mai più dall'acqua per tutta la vita e può essere anche più di 80 anni. Ha una capacità di apnea notevole, può scendere in profondità, può stare sott'acqua molto tempo, anche più di mezz'ora, se vuole probabilmente anche molto di più, ma di solito l'apnea stanno su periodi più brevi. Essendo un rettile, quindi a sangue freddo, predilige le zone temperate, vedremo però con delle differenze notevoli. E per esempio è facile vederla nelle giornate calme quando si termoregola il sole, quindi esce dall'acqua quando l'acqua è ferma, quindi non ci sono onde, spruzzi, gonfia delle sacche aurifere che ha oltre ai polmoni, quindi galleggia molto e si scalda il sole, esattamente come fanno le lucertole, lei si scalda al sole quando il mare è calmo. I maschi si distinguono dalle femmine perché hanno una coda molto più lunga che funziona come pene e serve a fecondare la femmina. Sono animali onnivori, stiamo parlando della tartaruga comune qui, la caretta caretta, poi vedremo che ci sono delle differenze notevoli. Ma la caretta caretta mangia un po' di tutto, molluschi, crostacei, è ghiottissima di granchi, gasteropodi, conchiglie, echinodermi, pesci, anche meduse.
Ma proprio perché è onnivora, nello stomaco di questi animali è stato trovato di tutto, e vedremo, plastica, tappi, bottiglie, lattine, che probabilmente scandia, perché meduse spesso sono molto colorate, e quindi gli oggetti di plastica con le etichette colorate per loro hanno una grande somiglianza con le meduse. E quindi spesso purtroppo inghiottono questo tipo di materiali con esiti non facilmente prevedibili, poi lo vedremo nella casistica che abbiamo avuto di cura di questi animali. Qualche elemento velocissimo di biologia di questi animali, che è molto strana, lo raccontavo domenica, eravamo in barca, c'era una giornata splendida, domenica mattina il mare era assolutamente piatto, avevo degli ospiti in barca e raccontavo questa cosa della deposizione, che poi vedremo, di tartaruga che c'è stata a Jesolo. E poi mi sono trasferito in coperta con i binocoli per vedere se vedevo qualche tartaruga ed erano convinti che li stesse prendendo in giro. In realtà, quando il mare è calmo, non è affatto così raro vedere una tartaruga che si termoregola da noi, o addirittura vedere un gabbiano in piedi su quello che sembra un'isoletta, perché spesso e volentieri i gabbiani approfittano per appoggiarci sopra, quindi vedi un gabbiano in piedi in mezzo all'acqua, però con i binocoli riesce a riconoscere l'animale. Le tartarughe hanno un ciclo vitale abbastanza semplice. Le femmine si portano, femmine con le uova fecondate, si portano vicino alla riva. Quando sono poche occasioni, sono animali pelagici, stanno in mezzo al mare, hanno poche occasioni di incontrarsi, quindi i maschi aspettano di solito le femmine al largo delle spiagge in cui avviene la deposizione delle uova. È un sistema che hanno per sapere più o meno dove incontrarle. Quando arriva la femmina si accoppia, in realtà la femmina è già gravida, ha già le uova fecondate, ma è semplicemente un accoppiamento che servirà per le deposizioni di 2 anni dopo, 2 anche 3 anni dopo. Quindi in realtà hanno una capacità appunto di mantenere attivo questo sperma per periodi molto lunghi. E la deposizione invece delle uova già pronte avviene dopo pochi giorni, dopo poche settimane, nelle spiagge in cui normalmente le tartarughe sono nate. Cioè le tartarughe marine tendono con una fedeltà assoluta a riportarsi lungo le spiagge in cui sono nate. Questo capirete in mari e in spiagge in cui negli ultimi decenni ci sono stati dei cambiamenti enormi. Per molti di questi animali vuol dire trovarsi a tentare ogni anno di tornare in un posto che non è più favorevole per la deposizione. Vedremo poi come fanno le femmine a capire se non è il posto giusto per deporre, anche se c'è la spiaggia e anche se magari di notte non c'è nessuno, perché di solito in piena notte le spiagge non sono sempre popolate, anche se da noi ormai con la movida notturna spesso e volentieri c'è gente anche in piena notte. Vengono deposti dei nidi, quindi la femmina si porta di notte sulla spiaggia, sale per almeno una quindicina di metri sulla spiaggia, se trova la zona ideale, scava una buca profonda anche 30-40 centimetri e ci depone un centinaio di uova, mediamente, perché possono andare oltre le 150 e fino a 190 da poche decine, mediamente diciamo un centinaio di uova. Poi copre il nido e se ne torna in mare senza nessun tipo di cura per la prole. A seconda della temperatura, se va tutto bene, se la femmina ha trovato il posto giusto, se le uova non vengono predate da vari animali, che possono essere dalle volpi ai ratti. I piccoli nascono, normalmente escono fuori attendendo le ore notturne, quindi quando si trovano in prossimità della superficie ci mettono giorni per risalire dall'uscita delle uova, attendono la notte e poi orientandosi sembra anche che attendano che ci sia una fase favorevole lunare, comunque orientandosi con il declivio della sabbia, ma anche attratti dal frangersi delle onde, quindi dal brillare delle onde che si frangono sulla spiaggia. I piccoli si portano in mare, hanno una fase oceanica, quindi pelagica, che dura circa
qui vedete scritto 5-20 anni, in realtà da noi è molto più breve, è circa 3-4 anni. Arrivati all'età di 3-4 anni, quindi da noi quando il carapace è attorno ai 18 centimetri, queste tartarughe si spingono nelle zone di foraggiamento dei giovani, a questo punto sono dei giovani, non sono più dei piccoli, e compaiono in Alto Adriatico, vedremo perché. La cosa più curiosa, più incredibile che raccontiamo ogni volta e che sembra difficile da credere, è che da quando vedete questi animaletti di queste dimensioni qui, a quando arrivano appunto a 18 centimetri circa, una ventina, nessuno ha idea dove vanno queste tartarughe, nel senso che spariscono letteralmente. Non solo spariscono negli oceani, che uno può anche dire, vabbè, gli oceani sono enormi e chissà dove vanno, poi tornano fuori quando sono dei giovanotti. Il problema è che anche in Mediterraneo scompaiono, e il Mediterraneo è il mare più pescato in assoluto, quindi c'è un overfishing allucinante, stanno sparendo un sacco di specie di pesce, eccetera. Eppure, nonostante questo, noi biologi marini non abbiamo la più pallida idea di dove finiscano le tartarughe da quando sono grandi, come vedete in questa foto tenuta fra le dita, e quando arrivano alla grandezza di un pallone a calcio, circa, che sono le dimensioni dei giovanotti che compaiono da noi. È un mistero che qualcuno, spero, presto troverà sistema, perché gli adulti vengono anche taggati, vengono messi dei ricevitori satellitari, eccetera. I piccoli così piccoli non sono in nessun modo a oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi, marcabili. Una curiosità: il sesso delle tartarughe dipende dalla temperatura, in cui si mantiene il nido. Se la temperatura sta attorno ai 30 gradi, ci sarà circa il 50% delle femmine e il 50% dei maschi. Se la temperatura supera i 30 gradi, c'è un aumento delle femmine fino ad arrivare a tutta femmina. Se la temperatura è inferiore ai 30 gradi, c'è un aumento dei maschi fino ai limiti della temperatura, perché di sotto c'è la temperatura, poi non nascono più, ma c'è un aumento notevole dei maschi. Questa nidificazione avviene mediamente ogni 2-3 anni, la femmina poi si riporta, quindi non tutti gli anni, si riportano al largo delle spiagge in cui sono nate per deporre nuovamente le uova con frutto dell'accoppiamento della volta precedente, e portandosi verso le spiagge spesso ritrovano i maschi che le attendono. Questo è il ciclo delle tartarughe in generale, tutte. Veniamo alle nostre tartarughe del Mediterraneo, perché ormai più di 20 anni fa, quando sono andato per la prima volta come conservatore, allora a Biologia Marina, al Museo Naturale, al primo convegno a Napoli, a raccontare delle tartarughe marine che c'erano qui, devo dire che aveva suscitato una certa ilarità questa cosa, nel senso che, vabbè, se le tartarughe finiscono dappertutto, ma in Alto Adriatico, se ci arrivano, perché si sono perse, diciamo, o qualcosa del genere, devo dire che mi ha badato molto poco. In realtà, grazie soprattutto alle ricerche del Museo Estero Naturale, e non solo, poi c'è stato il progetto NETCET, da cui comunitario hanno collaborato varie regioni che si affacciano sull'Adriatico, e Croazia, Montenegro, e quindi c'è stato un progetto comunitario che ha permesso di raccogliere moltissimi dati che noi continuiamo a raccogliere, e hanno portato a una situazione oggi accertata per la scienza che è completamente diversa. Qui quello che vedete è più o meno scritto quello che vi ho raccontato prima. Questo, vedete la differenza fra la coda di un maschio e quella di una femmina. Questo vale per gli adulti. Lo vedrete nelle foto degli esemplari che abbiamo raccolto. Quando sono giovani e devono ancora differenziare i caratteri sessuali, quindi è impossibile a un giovane dire se è un maschio o una femmina, bisognerebbe fare l'analisi genetica. Quindi di solito tutti i giovani che ricoveriamo gli diamo un nome femminile, perché è tartaruga, e quindi di solito si beccano un nome femminile. Qui vedete i principali siti di nidificazione mediterranea, che vanno dalla Grecia a tutte le coste del Nord Africa, quindi dalla Libia alla Tunisia fino alla Turchia, con le isole principali, Cipro, eccetera. Ci sono ancora dei siti di nidificazione, una famosissima Lampedusa, la spiaggia dei conigli,
ma ce ne sono anche altri in Sicilia, in Calabria, adesso anche in Puglia e da venerdì anche in Veneto. Eccola qua. Perché questo sabato mattina siamo stati svegliati di soprassalto dai colleghi del CERT che chiamavano allertati dalla Guardia Costiera perché una tartaruga marina aveva fatto le uova a Jesolo, in pieno, vedete, proprio di uno stabilimento balneare. In realtà erano anni che con il riscaldamento climatico, eccetera, stavamo cercando di capire perché molti animali con anche uova, perché alcune morte avevano le uova, si avvicinavano così alle nostre spiagge, perché gli adulti fanno delle migrazioni genetiche diverse da quelle dei giovani che vengono a mangiare, che sembravano a tutti gli effetti dei tentativi di riproduzione. Vi ricordate che all'inizio c'era quella cosa che dicevano i pescatori che loro li avevano visti fino a fra la prima e la seconda guerra mondiale, per loro era normale vedere dei cuccioli sulla spiaggia a fine agosto. In realtà non abbiamo mai trovato un solo esemplare raccolto, né mai un naturalista della scuola di biologia marina, che era detto, una delle migliori, che ne abbiano mai parlato. E appare molto strano che naturalisti come Nardo, come Nini, eccetera, fossero fatti sfuggire il piccolo dettaglio che qui deponeva le uova, come non abbiamo un solo neonato conservato nelle collezioni. Però la biologia marina ormai ci sta insegnando, in particolare la biologia marina, ma non solo, che nulla è impossibile più, e tantomeno oggi con i cambiamenti climatici. Abbiamo visto per una quantità infinita di specie che arrivano e continuano ad arrivare, compresa la famosa foca che noi stessi abbiamo. Non abbiamo creduto per il primo anno di segnalazioni, e ormai, dopo la megattera, dopo l'orca, dopo la balenottera, dopo lo squalo balena, dopo un'infinità di segnalazioni confermate, abbiamo imparato che bisogna dire molto strano, ma impossibile, non lo diciamo più. Per cui, quando ci hanno detto che c'era questa notificazione, abbiamo solo cercato di capire se era uno scherzo, come era già capitato, abbiamo già fatto uno scherzo scavando una buca mettendo delle uova di gallina dentro la buca. Le uova di gallina però sono diversissime da quelle di tartaruga, che sono tonde, non sono ovali come quelle degli uccelli, per cui diciamo che non ci siamo cascati neanche per un minuto. Però i buontemponi ci sono sempre. In questo caso invece avevano fatto anche dei video, e quindi è stata verificata la cosa. E effettivamente il nido c'è, eccolo qui, la tartaruga è salita, ha fatto un'ottantina di uova, probabilmente sono 83, c'è anche il video, che se non facevano con tutti i flash attaccati, probabilmente era anche meglio per la tartaruga, forse ne avrebbe fatta anche di più, se non fosse stata paparazzata in questo modo. Comunque, diciamo che comunque il fatto di aver visto la deposizione ha permesso di tutelarla, adesso è guardata, è sorvegliata, speriamo che se fa burrasca non arrivino troppe onde troppo in alto. E comunque staremo a vedere come va a finire verso fine agosto questo nido, che è il nido più settentrionale mai segnalato in assoluto in Adriatico, probabilmente anche a livello internazionale, quindi è di grande interesse a livello proprio internazionale in questo momento. C'è tutta la comunità degli erpetologi marini che si sta interessando a questo fenomeno. Ma dicevamo, perché le tartarughe marine dovrebbero venire in un posto come il Golfo di Venezia in particolare, non solo l'Adriatico, l'Alto Adriatico, che tutto sommato è la latitudine più elevata, quindi è il posto più a nord di tutto il Mediterraneo? Beh, perché questo è un handicap dal punto di vista termico d'inverno, ma non lo è affatto, anzi, niente al contrario, d'estate. La profondità dell'acqua è limitata. Pensate che in mezzo esatto all'Adriatico, partendo da Venezia e andando verso l'Istria, esattamente a metà buttate l'ancora e con 27, 25, 27 metri di cavo toccate il fondo. Quindi per una tartaruga non è niente, una apnea a 27 metri è praticamente scherzare, per loro ci mettono pochi secondi arrivare sotto. E loro mangiano soprattutto animali che stanno sul fondo, non solo, ma soprattutto.
Questo rapporto superficie-volume alterato in favore della superficie vuol dire che c'è poca acqua e quindi quando comincia a fare caldo l'Adriatico si scalda e si scalda più velocemente e molto più del resto del Mediterraneo perché ha un ridotto appunto volano termico. Sono acque naturalmente eutrofiche perché c'è tutta una serie di fiumi di origine alpina, compreso il Po poi, ma è una serie di fiumi brevi di origine alpina sul Veneto che arrivano direttamente in acqua e portano acque dolci ma soprattutto nutrienti e poi c'è il Po che portandosi tutto il bacino appunto del Po alla pianura padana porta una quantità enorme di nutrienti, ma in realtà è già la circolazione antioraria ed è già molto abbondante. Nutrienti vuol dire fitoplancton vuol dire zooplancton, vuol dire catena trofica, vuol dire un sacco di roba da mangiare. Grande disponibilità di cibo, facilità di pascolo, cioè facile arrivare sul fondo per mangiare perché è molto poco profondo. Condizioni termiche stagionali ideali d'estate, arriviamo ormai a sfiorare i 30 gradi, quindi per loro è tropici, non solo per loro in realtà, è l'area di accrescimento ideale. Quindi dalla tarda primavera assistiamo a una migrazione delle tartarughe che da varie zone del bacino centrale, meridionale e orientale del Mediterraneo si portano in Adriatico. Questa è la temperatura invernale, vedete il viola è l'acqua freddissima, poi blu, eccetera, fino all'acqua più calda che rimane nelle aree meridionali. Quindi d'inverno non è un ambiente favorevole per dei rettili. E quindi d'inverno le tartarughe sostanzialmente da noi non ci sono. Ma se voi vedete questo grafico, che vedete cosa succede invece d'estate, vedete che abbiamo le temperature che sono ai livelli massimi di quello che si trova nel bacino, con una differenza sostanziale, che mentre in queste zone qui, le altre zone di rosso cupo, qui ci sono centinaia, sono migliaia di metri di profondità di acqua, qui invece ci sono 25 metri d'acqua, quindi per loro come trovarsi una specie di atollo tropicale, acqua caldissima, un sacco di roba da mangiare. Risultato è, queste sono delle foto subacquee che ho fatto fuori dal lido di Venezia, vedete la quantità di materiale che c'è sul fondo del mare. Quindi questi sono ricci, stelle di mare di tutti i tipi, è pieno di bivalvi, queste sono spugne. Vi ricordate che la caretta caretta in particolare è un animale che mangia un po' di tutto e quindi per loro è come trovarsi in un fast food praticamente. E quindi vengono su, mangiano in maniera molto vorace come spesso fanno i rettili, poi fanno la stessa cosa che fanno i coccodrilli vanno a prendere il sole, si scaldano, aumentando la temperatura. Si velocizza il metabolismo e quindi digeriscono più velocemente. Le tartarughe, una volta che sono sazie, dicevo, termoregolano in superficie, aspettano una giornata di sole con poca onda, si gonfiano le sacche erifere e se ne stanno lì a galleggiare mentre digeriscono beatamente, cosa che mal gliene incoglie se si avvicinano troppo alla riva, perché una delle loro cause di ferimento, di morte principale, lo vedremo, di ricovero nel nostro centro sono gli impatti con le barche veloci, perché motoscafi, soprattutto d'estate, molto veloci, e possono arrivare addosso a una tartaruga prima che si svegli dal torpore, se sta appunto dormendo, e quindi abbiamo molti animali feriti, e arrivano quelle morte, molte delle tartarughe morte che raccogliamo sulla riva hanno segni di elico, di impatti con le chiglie. Questo è un passerino, una passera di mare, non so se lo vedete sul fondo, eccolo qua, questi sono gli occhi, la bocca, la pinna caudale, tanto per fare un po' di esempi di cosa trova sul fondo, questa è una seppia, vedete che sta mangiando un granchio, quindi per una tartaruga questo è una specie di ripieno, perché c'è la seppia col granchio, che è uno dei due cibi preferiti, perché in questo caso qua c'è la seppia ripieno praticamente. Questa è una canoccia, quindi la squilla mantis, la cicala di mare, un altro animale di cui sono ghiottissime le tartarughe, in particolare la caretta, per cui riescono a mangiare anche di notte. E queste sono le tenue, sono delle isole di fondale roccioso, delle vere e proprie oasi che ci sono al largo della costa veneziana, e le immersioni sulle tenue spesso capita di vedere tartarughe che sono intente a mangiare.
In realtà ultimamente tartarughe ne entrano anche spesso in laguna e sono state fotografate mentre mangiavano anche i mitili sulle bricole e sui pali del canale dei petroli, piuttosto che la laguna centrale. Entrano regolarmente durante l'estate tartarughe, anche più di una per volta, perché abbiamo a volte segnalazioni di più di un animale nello stesso giorno in zona centrale della laguna. Ecco, questo è un esemplare giovane. Subadulto, diciamo, quelli anche un po' grandino rispetto, diciamo, ai giovanotti che arrivano, ma arrivano a tutte le classi dimensionali fino agli adulti di oltre 80 centimetri. Questo è un animale che sta benone, in questo momento è pronto per essere liberato. Questa è la Dermochelys coriacea, l'altra specie, quella più grande che vi dicevo, che è comunque presente in Mediterraneo, e abbiamo scoperto anche in Adriatico, e nemmeno poi così eccezionale come si pensava una volta. Quando siamo rimessi a studiare le tartarughe, a raccogliere dati scientifici in collaborazione con altri enti, che poi alla fine, casomai, citeremo per giustizia. Questo è un esemplare che abbiamo acquisito recentemente, che è finito moribondo in spiaggia a Lido, proprio all'Eccesio. Ma da quando abbiamo iniziato appunto le ricerche, le raccolte di dati scientifici attendibili, ormai segnalazioni di questa specie ce l'abbiamo quasi tutti gli anni. Quindi, da animale eccezionalissimo che si vedeva segnalato qualche volta nel corso dei secoli. In realtà, ecco, questo per esempio è 2017, ma abbiamo video e foto anche dell'anno scorso. Vedete anche le dimensioni dell'animale. Questo è l'animale che è stato pescato, probabilmente ucciso da un peschereccio. Lo vedete a bordo. Riuscite anche a vedere le dimensioni, perché queste sono le gambe di uno dei pescatori. Vedete le dimensioni dell'animale. È un video dell'anno scorso in cui l'animale era vivo, è stato ributtato in acqua, con commenti vari anche simpatici in dialetto Giotto, perché sono quasi tutte marinerie di Chioggia, e qui vedete, questi sono 2,5 metri di larghezza del rullo, quindi è un animale di 2 metri buono, e può arrivare a sfiorare la tonnellata di peso. Ecco, la bocca di questo animale fa capire una delle peculiarità di questa tartaruga. Questa tartaruga mangia preferibilmente, una volta si diceva esclusivamente, adesso in realtà gli specialisti sono abbastanza poco convinti di questa cosa, ma è sicuramente una grandissima mangiatrice di plancton, di jellyfish plancton, quindi di meduse e altri animali gelatinosi. E ha queste papille nella gola che servono proprio a trattenere, non sono denti, non servono i denti con le meduse, chiaramente con gli animali fatti di la consistenza gelatinosa, invece serve a proteggersi dagli aculei, dalle capacità urticanti che hanno questi animali. Il fatto di mangiare meduse pone questa specie sicuramente in cima ai rischi da inquinamento di plastiche in mare, perché quella che avete visto prima è un rizostoma pulmo, un polmone di mare. La più grande medusa del Mediterraneo può arrivare a pesare più di 10 kg. Questa è l'Aurelia aurita, la medusa quadrifoglio, quella che c'è anche più o meno in tutti i cartoni animati, compreso quello di Ponio, piuttosto che alla ricerca, sì, Nemo, e quindi insomma conosciuta al grande pubblico, ma è in realtà una medusa comunissima anche da noi. Questa è Sant'Erasmo, 2009, ma ormai. Queste facevamo le foto quando sembrava eccezionale la fioritura delle meduse, ma ormai avviene tutti gli anni, più volte l'anno anche, quindi abbiamo anche smesso di raccogliere le fioriture. Questa è una foto che ho fatto alla Certosa. Questa è un'altra medusa, l'ho messa tanto perché raccogliamo segnalazioni. Questa è quella che punge più spesso senza le caviglie, la Charybdis marsupialis, parente delle cubomeduse australiane, quelle che sono in grado invece anche di uccidere delle persone. Qui da noi questa fa semplicemente quelle famose verghe che fin da bambino noi tutti veneziani ben conosciamo, e ti facciamo quelle strisce di solito sulle caviglie, perché normalmente sta nell'acqua bassa, oppure i più sfortunati anche sul dorso, e ti dà proprio quelle, sembrano le frustate. È tipica riconoscere questo tipo di punture perché ha questi quattro tentacoli violetti, quindi non si vede il violetto,
che ti lasciano proprio le frustate. Questa invece è la Pelagia nottiluca, è l'ultima specie, diciamo, che urticante che c'è da noi. Questa foto non è fatta da noi, questi numeri non ce li abbiamo. È una foto fatta in Sardegna, probabilmente, dove ormai ci sono delle esplosioni demografiche di medusa tale che non si può più nemmeno fare il bagno, bisogna aspettare che giri l'acqua, che giri il vento. Ecco, le tartarughe, la Dermochelys in particolare, sono ghiottissime di meduse e per loro questo tipo di popolazione ha un vero e proprio banchetto. Questo è un altro tipo di plancton gelatinoso, sono le salpe. Allora, per completezza ve le faccio vedere, vivono in colonie. Questo è un pesce, una donzella che si sta mangiando una di queste salpe. Quella è sempre il pontile della Certosa, in cui mi capita di raccogliere più spesso materiale. Questo è l'ultimo arrivato che vi mostro di plancton gelatinoso, è la Meniopsis leidi. In realtà non è una medusa, la chiamano noce di mare, è un ctenofono. Si riconosce per questa serie di cteni, di pettini che la percorrono. Non è urticante, non è una medusa, non ha i tentacoli, però ce ne sono talmente tante ormai, è una specie di origine esotica, arrivata da pochi anni, ma l'estate scorsa, per esempio, era difficile fare il bagno senza sentirsi toccare da questi animali. Ecco, questa è una foto fatta a pelo d'acqua col telefonino. E quindi è fatta fuori all'acqua. Arrivano ad essere grandi molto più di un, la chiamano noce, ma in realtà da noi arriva grande più di una susina, in realtà e anche di più. Ecco, tutto questo per dirvi che è chiaro che l'inquinamento da plastiche, da oggetti di plastica, sacchetti piuttosto che barattoli, bottiglie, eccetera, è uno dei problemi più grandi ed è uno dei motivi per cui ci troviamo ad avere tartarughe con l'intestino occluso da questo tipo di materiali. Questa è una foto fatta a San Nicolò dopo una mareggiata, vedete la quantità di materiale che viene spinta a riva. La maggior parte di questo materiale è di origine fluviale, viene dai fiumi, quindi viene dalla terraferma e quando piove molto, come purtroppo credo succederà oggi, sono queste piene, si vedono si vede nei telegiornali, questa acqua marrone che finisce nei fossi, i fossi finisce i fiumi porta tutto al mare. Il mare poi con le burrasche restituisce in parte, una piccola parte sulle spiagge, il resto rimane a galleggiare o finisce sul fondo. Vedete corde, plastica, barattoli, c'è di tutto. E quindi purtroppo, le tartarughe finiscono per incappare in questo tipo di problematiche. Quindi, quali sono i pericoli principali della tartaruga? Il degrado delle coste, sfruttamento delle spiagge ad uso turistico, praticamente per una femmina trovare uno spazio senza ombrelloni è impossibile. Infatti, anche il coniglio, se non fosse stato notato di notte, il giorno dopo probabilmente ci sarebbero stati i lettini sopra e piantati gli ombrelloni in su. L'inquinamento, come tutti gli altri animali marini, risentono dell'inquinamento delle acque, in particolare da pesticidi, ma non solo, metalli pesanti. Tutte le specie che vivono molti anni tendono ad avere problemi di bioaccumulo, soprattutto in cima alla piramide alimentare, animali che possono mangiare e nutrirsi in mare per decenni e decenni, arrivare a superare i 60, 70, 80 anni di vita, è chiaro che tendono ad accumulare quantità di metalli pesanti notevolissime. Distruzione dei nidi, come dicevo, da parte dell'uomo o di animali selvatici, ma più spesso più o meno domestici. La pesca, il bycatch in particolare, nessuno pesca tartarughe, ma con le parangali, quindi con le linee di pesca con migliaia di anni o con le reti a strascico veloci, vengono sistematicamente pescate tartarughe. Tartarughe marcate con gli osservatori a bordo. Abbiamo avuto notizia di tartarughe pescate anche 2 volte in una stagione, cioè tirate in peschereccio 2 volte in una stagione e ributtate in acqua 2 volte. Quindi, pensate a una bestia che deve vivere decenni in acqua, che razza di tormento si deve trovare.
E poi i rifiuti solidi in mare, che non sono solo sacchetti di nylon, frammenti di plastica, eccetera, eccetera, ma lo vediamo fra poco con la tartaruga Oga, mi pare, la piccola tartaruga Oga. Alcune di queste, di questi materiali ci vorrebbe veramente poco, a parte adesso si parla della plastica che verrà messa fuori legge, soprattutto la plastica monouso, che è una cosa importantissima, l'uso delle borracce invece delle bottigliette di plastica ogni qualvolta ne è possibile farlo, eccetera. Ma alcune cose sono delle usanze ancora piuttosto, consentitemi il termine, stupide, nel senso che possono essere tranquillamente sostituite con altre una volta che si sa qual è l'effetto. Oga non mangiava, l'abbiamo dovuta, era inappetente, l'abbiamo dovuta curare e alimentare con una sonda, con un sondino, finché non ha avuto abbastanza cibo da poter defecare e alla fine si è liberata di un palloncino. Perché tutti i palloncini che noi liberiamo in tutte le feste, per quanto momento di divertimento, bello, possiamo anche nei funerali e bambini, questi palloncini, diciamo che i palloncini che non volano non fanno male a nessuno se vengono raccolti. I palloncini che volano, 2/3 dei palloncini che volano finiscono in acqua. E i palloncini sono di gomma. Quindi è una cosa, abbiamo fatto anche da noi, quando abbiamo fatto l'ultima festa qui al museo, l'inaugurazione della mostra di fotografia subacquea, abbiamo fatto. Basta semplicemente fare palloncini che non volano, basta non metterci l'elio, perché i palloncini che se ne vanno via sarà una cosa anche molto divertente da vedere, ma sono una fonte moltiplicata per centinaia, migliaia di eventi che vengono fatti, centinaia di palloncini ciascuno, vi rendete conto che una cosa molto stupida, molto banale, in realtà provoca un impatto che poi la gente se la prende con le bottigliette, giustamente, trovo. Questo è molto facile da evitare e sta a tutti noi un'attenzione veramente da poco. E l'impatto, dicevo, con le imbarcazioni a motore. Ultima slide in cui vi mostro un po' di tartarughe che sono arrivate da noi e i loro epibionti e parassiti. Epibionta è un animale che vive sopra di solito, o insieme comunque a un altro. La maggior parte delle tartarughe ha qualche animale attaccato, ma non gli dà nessun fastidio. Stando in superficie si liberano anche dei balani, che sono i denti de can in veneziano, che ci sono anche sulle barche dappertutto, che galleggiando li asciugano al sole e li uccidono. Oppure vanno a grattarsi, sono state viste, filmate, tartarughe che si grattavano sotto le barche in pieno oceano, piuttosto che sulle boe, sui pali, eccetera. È un comportamento però, oppure ci sono i lepas, che sono sempre dei cirripedi, però hanno un peduncolo, come queste, per esempio. Però quando cominciano a diventare troppe, quando vanno sugli occhi, quando vanno in gola, quando vanno nella bocca, ci sono anche dei granchi, ci sono altri parassiti, degli elminti, delle proprie sanguisughe. Ma diciamo che questi, in particolare i balani, di cui anche le tartarughe che stanno bene ne hanno poche, ma ne hanno di solito sul dorso, non vanno mai, mai, mai tolti, cosa che purtroppo succede spesso alle persone che trovano la tartaruga e magari pensano di fare del bene togliendola con un coltello, con una forchetta, eccetera. Così si fa molto male all'animale perché sono attaccate fino al derma. E in questo modo l'animale si fa delle ferite e poi si possono infettare. Vedete, questa era letteralmente coperta da balani. In questo caso, se l'animale non ha altre patologie, noi comunque poi c'è un veterinario, si fa l'analisi del sangue, se serve un attacco, la radiografia, c'è tutto il necessario per capire se ha altre patologie. Se è solo un'infestazione massiva di epibionti, viene messo in acqua dolce nelle vasche che vedremo. Ai rettili, alle tartarughe non dà nessun fastidio qualche giorno di acqua dolce, invece i balani muoiono immediatamente e come tutti i rettili sono capaci di fare la muta, quindi cambiano la pelle, si liberano dei balani e l'animale se ne esce con una livrea nuova di zecca spettacolosa che poi vedremo e quindi poi la liberiamo, si rimette a mangiare molto velocemente, la tartaruga ha una capacità di ripresa incredibile, veramente incredibile.
Questi grafici, e poi non vedete più questi numeri schifosi, era semplicemente per farvi vedere prima del 2007, prima che il Museo di Storia Naturale cominciasse a raccogliere questi dati, quelli che erano i numeri degli individui. Noi ci fermiamo al 2011, in realtà i dati ormai arrivano fino al 2020, e vedete il cambiamento netto di numeri, dei dati che venivano raccolti prima, gli esemplari spiaggiati. Pochi, 5, 13, 5, 18, qui sono oltre 120 nel 2009, comunque sempre parecchie decine di esemplari. E con i dati, le osservazioni degli spiaggiati, dei morti, perché noi raccogliamo anche tutti i dati dei cadaveri che vengono spiaggiati, che mandiamo a Padova per l'analisi, ma questi dati ci hanno permesso di. Con i dati poi raccolti durante il progetto NACE, di stabilire che l'Alto Adriatico è oggi considerata l'area Nursery più importante del Mediterraneo e si stima che quasi la metà, se non addirittura più della metà, delle giovani tartarughe nate in tutto il Mediterraneo salgano in primavera a mangiare nell'Alto Adriatico, in particolare nel Golfo di Venezia. Ecco quindi la grande abbondanza di tartarughe che abbiamo durante i mesi estivi perché vengono a mangiare e crescere. Abbiamo potuto vedere che sono animali che arrivano, possono crescere anche 3, 4, 5 centimetri nel corso di un'estate, che è tantissimo per le tartarughe, quindi arrivare a 18 e andare giù a 23 e più centimetri, e che nel corso di un'estate per un animale di questo genere è veramente tantissimo. Poi qui sotto, vabbè, individui morti e vivi, perché raccogliamo segnazioni dei morti e dei vivi e materiali che sono stati studiati, gli individui, gli esemplari che sono stati studiati piuttosto che no. Arriviamo brevemente al centro primo soccorso NETCET, che così vi mostro, è ospitato presso il centro Morosini del Comune di Venezia, centro soggiorno Morosini del Lido. È in realtà una cosa molto piccola, c'è una baracchetta di legno prefabbricato che ci serve da ufficio. C'è una tettoia che ospita le tre vasche, una grande vasca da 2 metri e due vasche un po' più piccole da 1,5 metri l'una, che vengono riempite alla bisogna e a seconda, perché gli animali quando sono molto debilitati vanno messi in acqua dove appena appena si bagnano, perché altrimenti rischiano di annegare, perché se si spiaggiano spesso lo fanno perché no, non riescono più a nuotare, rischiano di annegare. Quindi sono animali che marini, se arrivano in spiaggia, vuol dire che stanno male. E spesso ci vengono appositamente, quindi riportarli al largo e abbandonarli al largo è in realtà rischiare di ucciderli. E quindi vanno soccorsi e va fatta una diagnosi del perché questi animali si sono spiaggiati. Quindi c'è diciamo, l'ufficio, chiamiamolo così, le vasche con impianti di filtrazione, eccetera, e poi c'è un laboratorio in cui si fa sia la cura sia le diagnosi, i primi trattamenti con il veterinario. Quindi, oltre ai biologi marini, il sottoscritto, il dottor Nicola Novarini, erpetologo, la dottoressa Cecilia Venano, biologa marina, che c'è anche un veterinario che è indispensabile per questo tipo di attività. Il centro di recupero della tartaruga del museo è uno dei pochi autorizzati a tutti i sensi e con tutte le normative europee. Tartarughe marine sono protette dalla direttiva Habitat, per cui serve un apposito nulla osta in deroga della normativa comunitaria. E in realtà in Italia siamo pochissimi, credo in tre, ad averla. Tutti gli altri centri lavorano benissimo, eccetera, ma lavorano un po', diciamo, la garibaldina. Ecco, qui lo vedete dall'interno, qui in preapertura in primavera, quindi quando si comincia a pulire e rende l'attivo, durante l'inverno non serve per i motivi che abbiamo ben visto. Sono delle vasche molto grandi in base alle dimensioni della tartaruga e la necessità della tartaruga. Nel centro di recupero, oltre che recupero delle tartarughe, si fa un'attività di sensibilizzazione perché recuperare tartarughe marine è importante. Ma non è sicuramente salvando quelle 2, 3, 5 o 10 tartarughe marine che cambieremo le sorti di questo animale. Invece è molto più importante sensibilizzare l'opinione pubblica, le persone, che le tartarughe marine da noi ci sono e accidenti se ci sono, cioè proteggere i nidi come si fa dappertutto, eccetera,
Ha poco senso se poi la maggior parte dei giovani vengono a mangiare qui e nessuno lo sa e nessuno si prende la briga di avvertire come abbiamo fatto con materiali, abbiamo fatto degli opuscoli, facciamo delle conferenze, facciamo delle attività sulle spiagge, nei bagni, nei principali località balneari, eccetera, proprio per sensibilizzare le persone, i diportisti nei vari marina, eccetera, di stare attenti perché non solo i delfini, ma anche le tartarughe possono essere danneggiate dal traffico veloce, anzi, la tartaruga probabilmente anche più dei delfini, perché quando appunto dormono al sole tendono a intorpidirsi parecchio. Queste sono state le prime ospiti Camille e Oga. Appunto, Oga, quando è arrivata, era veramente messa male. Questo è il palloncino che alla fine di cui si è liberata. Oga che si era mangiata, e qui vedete da quando è arrivato l'animale a quando poi è stato rimesso in condizioni ottimali, quindi prima e dopo la cura. Camilla invece aveva un amo piantato in gola, come si vede bene dalla radiografia, ma la capacità di ripresa di questi animali è veramente notevole, quindi è stata operata direttamente nel centro dal veterinario, dottor Bellese, che vedete qui nella foto, e poi ha ripreso a mangiare dopo pochissimo tempo, ci ha veramente stupito. Lavoriamo in collaborazione con il WWF, con la Protezione Civile di Venezia, che vedete qui, del Lido, che ringraziamo ancora, con la Guardia Costiera, quindi il Capitanato di Porto, che ringraziamo, con le Chioggia di Venezia, eccetera. Ma soprattutto lavoriamo in collaborazione con la cittadinanza. Sono sempre i cittadini privati, quelli che vedono l'animale, che trovano l'animale ferito, che telefonano, che avvisano i vigili del fuoco, piuttosto che la polizia provinciale, piuttosto che la guardia costiera o chiunque. E quindi, prima di tutto, vedete, quindi, quando abbiamo fatto il posto abbiamo messo anche i palloncini, proprio perché questo momento di allegria che vedete nel riquadretto, in realtà è per Oga rischiava di essere veramente causa di decesso. Per una che ne troviamo così, chissà quante sono morte mangiando, inghiottendo palloncini. Qui, dottor Bellese, collega Nicola Novarini, sta tenendo fermo l'animale. Dottor Bellese sta facendo un tampone, cosa che a quel tempo non destava nessuno. Adesso il termine tampone viene fuori dalle orecchie a tutti, ma al momento era una cosa assolutamente di routine che facevano gli animali. Vanno trattati con una certa cura perché alcune rarissime malattie delle tartarughe potrebbero essere anche trasmesse all'uomo. Diciamo che vanno trattate con un minimo di attenzione e di formazione, chiaramente. Ecco, questo è un animale rimesso in salute, in perfetta salute, quello che avevamo visto prima, un bel giovanotto o giovanotta, perché queste dimensioni qua ancora non si può dire, anche se si può forse un po' sospettare. Vi lascio con delle ultime immagini questa comincia ad essere un esemplare che, rimesso in salute, ha le dimensioni per essere targhettato, e quindi adesso lo stiamo targhettando. Vedete queste pinze qui, queste sono delle targhette che vengono fissate sulle pinne, una per pinna anteriore. Queste sono delle targhette uniche in tutto il mondo, sia la pinza che le targhette sono arrivate alla California, perché ogni istituto fa la richiesta, viene messa una sigla che identifica, in questo caso, il Museo di Storia Naturale di Venezia, un numero progressivo, ne abbiamo 200, e quindi ovunque finisca questa tartaruga, caretta e caretta del Mediterraneo sono arrivate tranquillamente, le coste americane, l'Antilla, eccetera, o Sudafrica. Quindi ovunque vada a finire questa tartaruga, si potrà capire che è stata targhettata il giorno e liberata quel giorno dal Museo di Storia Naturale a Venezia. E questo ci aiuterà a capire questi animali dove vanno, che tipo di vita fanno. E assieme alla genetica che oggi si fa, assieme al GPS che vengono attaccate alle tartarughe, che però durano pochissimo e costano un botto. E quindi una serie di altri. Diciamo che l'espediente, la tecnologia meno costosa e più utilizzata. E però può essere utilizzata solo da animali sopra una certa dimensione, da questa in poi. Vedrete il video adesso alla fine della presentazione della liberazione di Camilla, che invece è troppo piccola e quindi non ha queste targhette.
Ecco, qui la stiamo targettando, l'animale non è felice, ma in realtà non gli stiamo facendo molto male, perché è una zona in cui ha sostanzialmente scaglie, quindi gli animali non soffrono e soprattutto non ha rischio di impiglio, perché è un problema che se c'ha cose che ha come attaccate al dorso, eccetera, potrebbe aumentare il rischio di impigliarsi nelle reti. Ecco, questo è l'animale che viene rimesso nella vasca, l'animale sta bene, quindi c'è parecchia acqua per lasciarlo nuotare. Il giorno prima, per lasciargli un altro giorno dopo la targhettatura, prima di essere liberato, perché serve, le vasche servono anche agli animali che vengono curati in altri centri, per essere liberati vengono temporaneamente gestiti vicino al punto di liberazione e il centro è stato posizionato al Morosini perché ha accesso diretto alla spiaggia, quindi è molto facile anche portare l'animale in spiaggia per liberarlo. In realtà, per aumentare le probabilità di sopravvivere, cioè per diminuire le probabilità di finire male, di solito le liberiamo in barca, le portiamo al largo e le liberiamo direttamente in mare. È più bello per la gente vedere la tartaruga che parte dalla spiaggia, ma purtroppo vicino alla spiaggia ci sono sempre molte reti e quindi in realtà noi preferiamo portarle in mare. Si perde un po' quell'occasione in spiaggia di fare sensibilizzazione vedendo gli animali, ma noi lo facciamo al centro. Ecco l'animale, vedete le sue due belle targhette, applicate alle pin, l'animale sta tranquillissimo, in questo momento stava cercando da mangiare, perché avevamo messo da mangiare, ma si era fatto fuori tutto nel tempo di fare le foto. Ecco, questa è la piccola Camilla che si prepara invece ad uscire in mare per essere appunto liberata. Qui siamo attorno alla vasca, stiamo dando istruzioni ai volontari della protezione civile. Ecco, queste ultime foto che vi mostro prima della liberazione di Camilla è la funzione che per noi è altrettanto importante, se cioè addirittura più importante di tutto quello che facciamo sulle singole tartarughe, l'educazione. Il centro Morosini è un centro estivo, adesso con il Covid purtroppo ha sofferto moltissimo anche lui, ma ci sono centinaia di bambini ogni anno. E per i bambini è chiaramente una festa ogni volta che c'è una tartaruga e quindi noi approfittiamo per fare sensibilizzazione, fare educazione. Qui sono con il personale del museo e facciamo i vari turni quando ci sono le tartarughe perché tutti i ragazzi possano vedere la tartaruga e sono attentissimi, riportano a casa e siamo sicuri che non solo i bambini, ma tutte le famiglie dei bambini alla fine della giornata sapranno vita, morte, miracoli delle tartarughe perché i ragazzi sono attentissimi, fanno domande, poi sappiamo che quando tornano a casa sensibilizzano, diciamo, in maniera assolutamente efficace, la famiglia. Per noi è una cosa molto importante perché questo tipo di attività è quella che fa la differenza davvero per la salvaguardia del mare in generale, non solo le tartarughe, parliamo di inquinamento, parliamo delle plastiche, parliamo dei metalli pesanti, della pesca eccessiva, delle barche che corrono troppo. Quindi alla fine la tartaruga è un po', se volete, anche l'esca per riuscire a parlare di educazione ambientale, di cui abbiamo veramente bisogno. I ragazzi sono i nostri ambasciatori su questa cosa, vedete il braccio alzato qua, si intravede, abbiamo cercato di tagliare il più possibile le facce, per ovvie questioni di privacy, anche se abbiamo nel liberatorio quando facciamo questa roba qua. Ecco, la cosa difficile qui è evitare che i ragazzi mettano le mani dentro la vasca perché tutti vogliono accarezzare la tartaruga. Dottor Novarini è un nostro ex collaboratore del servizio civile, si fanno anche dei momenti di formazione per gli adulti, vedete dei dépliant che abbiamo fatto sulle tartarughe, più spiegare che le tartarughe arrivano da noi, che non sono affatto rare. Le cose che vi abbiamo raccontato oggi. Facciamo anche dei corsi per come si soccorre una tartaruga e quindi abbiamo le tartarughe di peluche di varie dimensioni, da quella più grande a quella più piccola, perché le tartarughe appunto vanno soccorse in determinati modi per non fargli del male, per salvare le zampe, eccetera, eccetera, esattamente come i cetacei. Per cui si approfitta per mostrare i vari tipi di attività che vengono fatte dal museo come attività educativa sul territorio e di sensibilizzazione. Questi sono tutti i materiali prodotti dal museo o in collaborazione al museo nelle varie attività di ricerca in ambito NetChat piuttosto che TartarNet, eccetera. E vi lascio con questo video della liberazione di Camilla. Ah,
molto di grande soddisfazione sempre per me. Ecco, questi sono un po' di collaboratori del WWF del Veneto, chiaramente Museo Istituto Naturale di Liceo, Tornovalini, dottoressa Vianello, Museo Istituto Naturale di Jesolo, Veneto Agricoltura, WWF Italia, ARPA Veneto, Guardia Costiera, naturalmente non ce li dimentichiamo, ma quindi una rete di collaborazione perché per lavorare in mare e su animali di questo genere che, come avete visto, si spiaggiano, fanno le uova, eccetera, regolarmente di sabato e domenica, settimana di Ferragosto, eccetera, bisogna veramente appoggiarsi in tutti i modi a più collaborazioni possibili. Se trovate una tartaruga, se vedete la tartaruga viva o morta in spiaggia, quindi sapete che il Museo Naturale, fra le cose che fa, si occupa anche delle tartarughe, e quindi chiamate il 1530, che è la guardia costiera, oppure il numero che vedete, che è il numero del WWF che coordina le attività di raccolta e nel caso serva per il centro di soccorso, 348-268-6472. Grazie a tutti per l'attenzione. E vi do il tempo, se qualcuno ha voglia di scrivere, di chiedere qualche cosa nella chat. Io intanto vi do appuntamento alla seconda metà di settembre per la ripresa dei webinar che con questo chiudono. Anzi, vi ringrazio per essere stati qui in un pomeriggio di luglio. Vi ricordo le aperture del. Beh, allora, il webinar è una cosa importante. Chi non ne ha saltato qualcuno che gli sarebbe stato interessante, sarebbe piaciuto vedere, eccetera, saranno disponibili nel sito web a partire da agosto e verrà pubblicizzata questa cosa. Quindi potrete andare a rivedervi gli appuntamenti che ci sono stati e che magari non avete potuto seguire, e quindi potete seguire nel nostro sito web e nei nostri canali social. Vi ricordo l'apertura dei musei tutti i giorni, Palazzo Ducale e il Corrèr, mentre gli altri musei ancora dal giovedì alla domenica. Siamo confidenti che la cosa migliori ancora. Potete comunque trovare tutte le informazioni sui nostri canali social e sul sito web visitmove.it. Ringrazio tutti i partecipanti. Non so se ci sono domande. Oh, allora, c'è una domanda. Avete tartarughe attualmente al centro? No, non abbiamo tartarughe al centro perché in questo momento il centro non è ancora aperto perché c'è stato un problema con il Covid e con tutto quello che è successo. È scaduta anche la convenzione. Siamo in attesa che il comune formalizzi con noi la convenzione, perché ne abbiamo bisogno per rinnovare i famosi permessi, perché il Ministero, per darci i permessi per manipolare, quindi per toccare delle tartarughe, perché ripeto, attenzione, perché anche le più buone intenzioni del mondo, la legge non ammette ignoranza, se vi beccano con una tartaruga marina, anche con tutta la buona intenzione del mondo in giro, rischiate le multe salatissime, anzi il penale addirittura. Noi contiamo comunque a brevissimo di riattivare il centro appena avremo le autorizzazioni e firmato con il comune, riattivare il centro perché molte tartarughe morte sono già arrivate, dico per fortuna morte perché quelle vive sono molto più complesse da gestire e quindi le tartarughe sono già arrivate, ce ne sono parecchie fuori e quindi sarà bene che il centro si attivi il prima possibile. Bene, penso di aver risposto a tutte le domande che ci sono, se non ce ne sono altre. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e vi do appuntamento a settembre, perché credo che ci rivedremo a settembre parlando di qualcos'altro, sempre di marino, però credo. E
quindi ci rivediamo a settembre con in generale il webinar della Fondazione, ma anche con il Museo di Storia Naturale. Arrivederci e buona estate a tutti.